Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio della serie di WWE 2K19. Vediamo cosa succederà adesso. Abbiamo appena finito il capitolo per quanto riguarda la rivalità contro Bray Wyatt e vediamo cosa succederà a Raw la sera successiva all'incontro della Royal Rumble. Intanto vediamo questo bel faccione di Triple H, quindi credo che sicuramente avremo di nuovo a che fare con lui. Speriamo di recuperare qualche titolo, perché ci sono passati di mano due titoli, uno creato nostro e il titolo intercontinentale, però ovviamente non abbiamo visto nessun altro titolo. Vediamo, sono stato ospite ad un podcast di recente dove hanno detto che dopo aver sconfitto Bray Wyatt sono il nuovo Monster Among Men della WWE. Ora, questa affermazione può essere condivisibile o meno, ma la cosa mi ha fatto riflettere. Se davvero voglio un soprannome del genere, devo guadagnarlo. E qui si arriva a parlare di Braun Strowman. Di nuovo contro Braun Strowman. Vi ricordo che il primo match di nostro debutto è stato uno Steel Cage match contro Braun Strowman. Quale modo migliore per diventare il nuovo mostro se non sconfiggere il mostro precedente e diventare il campione universale, lo Universal Champion? Forse sarei impazzito, ma ti sto chiamando sul ring, Braun. Vieni qui e vediamo una volta per tutte se sono davvero forte come dicono. Wow. Questo è Triple H. Non è uscito Braun Strowman, è uscito Triple H. Appunto, quello non è vero. È altrettanto pericoloso. Un cazzato nero. Il nuovo mostro tra gli uomini. Qualcuno si sta montando un po' la testa, a quanto pare. Ti sei fatto notare, lo ammetto. Ma è solo perché Kurt Angle ti ha reso la vita troppo facile. Certo, hai affrontato gli avversari difficili e ti ho anche tolto il titolo quando ti sei infortunato. Ma Kurt non ha mai smesso di favorirti. Ma le cose cambiano. Perché ho intenzione di impegnarmi personalmente affinché nulla qui a Raw sia più facile per te. Grazie, ti ringrazio. Ciò vuol dire che non potrai più chiedere dei match, tantomeno titolare del tuo precedimento. Giusto per rinfrescarti la memoria, tu non hai il potere di farlo. Io sì. Perciò, se vuoi sfidare Braun Strowman per il titolo, avverrà alle mie condizioni. Per prima cosa dovrei vincere un handicap match contro The Bar. Wow. Triple H non si sta risparmiando. Niente di nuovo. Hai fatto di tutto per fermarmi a partire dal circuito indipendente. Fino ad arrivare in NXT, SmackDown e persino qui a Raw. Eppure sono ancora qui e non ho certo intenzione di fermarmi. Supererò qualsiasi ostacolo, mi metterò davanti e vincerò il titolo di WWE Universal Championship. Beh, Cesaro e Sheamus sono... Sì, ma lasciami finire di parlare. Non sarà un normale handicap match 2 contro 1, ma un 3 contro 1. Combatterai contro The Bar e Samoa Joe. Ma stiamo scherzando? Ah, quasi dimenticavo. Il match comincerà subito. Ti avevo detto che non avrei mai dimenticato quello che hai fatto. Ma stiamo scherzando, ci sono tre colossi, come posso sconfiggerlo? Allora, spero solo che sia con il tag, cioè che non sono tutte e tre contemporaneamente nel ring, invece sono contemporaneamente nel ring. Cavolo. No, è con il tag allora, sì. Sì, ho visto l'arbitro che gli ha fatto il cenno. Ok. Allora, se con il tag già si può fare un po' di più. Io devo vedere solo se c'è la squalifica accesa o meno. Ok. Allora, andiamo a mettere la pausa e voglio vedere se c'è la squalifica. Squalifica c'è. Quindi dobbiamo vincere per forza. Dobbiamo vincere per forza normalmente. Allora, il trucco potrebbe essere quello di... fare molto male soltanto a uno e poi sperare che si faccia fare
si faccia fare lo schienamento per lo schienamento vincente. E nel frattempo, quando si fa lo schienamento vincente, mandare a terra gli altri due. Non so quale, non c'è uno che è più debole dei tre, sono entrambi, sono tutte e tre dei colossi, come ho detto, sono dei macigni, non posso sperare di... Beh, è una sfida abbastanza alta, eh. Just a sickening thought upon impact. Quindi sicuramente credo che lo dovrò rifare abbastanza volte già questo match, credo. Tag made. Here we go. Teamwork at its best. A meno che... No, non lo posso fare. Avevo pensato anche a un conteggio fuori. Ma devo vincere con uno schieramento e una sottomissione. Non lo posso fare. That would have been the end. Interesting decision there. Boom, what impact! Vicious, and that one grounds him. I didn't realize he had such a glass jaw. Yeah, if he hits this, the match is over. The air just came out of the Cesaro section with that one. Is that enough for the win? Ragazzi, lo so che ci è voluto moltissimo tempo. Sono passati anche diversi giorni, ma finalmente ce l'ho fatta. Ho battuto Cesaro, Sheamus e Samoa Joe. Ci sono volute anche diverse prove, ovviamente. Infatti mi vedete che mi sono cambiato. Ma finalmente ce l'ho fatta. Vediamo se Triple H ha intenzione di dargli il match. Qua sta entrando Braun Strowman adesso. Non credo che sia per congratularsi con Buzz per la vittoria. Ovviamente. Il nostro personaggio ovviamente è stanco. Non puoi neanche minimamente pensare di potercela fare. Una power slam incredibile. Che potenza. Vabbè, vorrei vedere. Vabbè, qua ce ne sta facendo un'altra, vabbè, in ogni caso sta facendo vedere che lui è il campione per ora. Manda un messaggio molto chiaro a Buzz: esiste solo un monster among men, cioè un mostro tra gli uomini. Ok, io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Vediamo adesso cosa ci fa fare, se c'è una scena, una cutscene, oppure possiamo anche concludere l'episodio. Già ci è voluto abbastanza tempo per finire l'episodio. La settimana successiva vediamo cosa succede. Ok, siamo noi che stiamo a coltello. Avrai la tua occasione per vendicarti contro Broxner. Come? Lasciati spiegare. Triple H ha tenuto fede al vostro accordo della settimana scorsa. Vincendo, ti sei guadagnato un'opportunità di vincere il titolo contro Braun Strowman. There's a catch. Of course, there's always a catch with Triple H. What is it? Dovrei affrontare anche Samoa Joe, The Miz, Elias e Bray Wyatt in un match Elimination Chamber. Ok. Stasera a Raw tutti i partecipanti si affronteranno in un match 3 contro 3. Sono una squadra con Braun? Ovviamente no, Facet. Non uno ma ben due annunci importanti da parte di Kurt Angle. Allora, già il fatto dell'essere in un Elimination Chamber già ci aiuta molto, perché ovviamente andiamo in un match dove non siamo tutti contro di me. Quindi questo match lo vedremo nel prossimo episodio. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo episodio.